Teatro Comunale di Cavriglia, una sala, come vediamo, gremita di studenti dalla terza media fino alla prima superiore, in questo caso però del Liceo Artistico di Montevarchi. Perché questo? Perché oggi c'è la premiazione del terzo premio di pittura intitolato a Giuliano Pini, pittore fiorentino scomparso recentemente, cavrigliese di adozione. Andiamo a sentire. E sta andando avanti e mi sembra che sia la migliore eredità che Giuliano abbia potuto lasciare. Il premio di quest'anno si intitola Leggende, miti e racconti, come dicevamo poc'anzi, 190 circa le opere in concorso. Sì, abbiamo quest'anno, l'anno scorso dello sport, l'anno prima l'anno della matita, quest'anno leggende, miti e racconti, perché sono, ovviamente lasciano spazio alla fantasia ma anche alla cultura, perché i ragazzi si sono documentati, hanno scelto dei miti da interpretare e quindi è stato un lavoro veramente molto interessante e fatto con molta accuratezza da tutti. L'abbiamo sostenuto fin dal primo anno, fin dalla prima edizione, non c'è stata la minima esitazione nel sostenere questa iniziativa. L'azienda Moretti è sul territorio, vive il territorio, partecipa al territorio e non potevamo mancare e continueremo a farlo anche per i prossimi anni. È bellissimo vedere quello che riescono a fare i ragazzi e soprattutto per noi è importante vedere come sono in grado di mettersi in gioco, di sfidarsi gli uni gli altri provando le loro capacità nei disegni che sanno fare. I ragazzi partecipano da anni a questo concorso e sinceramente sono sempre molto contenti perché dà modo di esprimere la loro creatività. Quest'anno hanno partecipato 170 ragazzi del nostro istituto e i primi, diciamo, 10 disegni sono stati considerati, insomma, fra i vincitori del concorso. Lavorano in gruppo, lavorano anche in maniera individuale.